eccoci qua, siamo pronti per la seconda pillola di questa settimana. Questa settimana, Fabrizio, parliamo di opportunità di lavoro, quindi l'immobiliare è visto come un secondo reddito. Secondo reddito, però, non si pensa al ruolo dell'agente immobiliare, ma di un cittadino che può investire sugli immobili e magari, non dico arricchirsi, però... Creare un secondo reddito, gli altri guadagni. È un po' l'argomento che ho messo nel libro, diciamo. Nel libro ho raccontato l'esperienza non di agente immobiliare, ma essendo 34 anni e sono nel settore, di investitore immobiliare. Ne ho seguiti molti, faccio anch'io un po' queste cose. È un'ottima opportunità, purtroppo questa crisi economica, finanziaria che stiamo affrontando, era notizia di questi giorni che sono... Quasi 2 milioni di persone forse perderanno un lavoro, temono di perderlo o avranno bisogno di integrare magari un proprio reddito che viene a calare indubbiamente, e questa, diciamo, proprio nel periodo del lockdown l'ho vista come un'opportunità di lavoro proprio per molti giovani. Non so se avete fatto caso, fino a qualche anno fa e tuttora impazzano, diciamo, sul web, sulle TV, programmi a sfondo, diciamo, di cucina, no? Quindi tutti chef, e hanno un ottimo successo questi programmi tra i ragazzi, ma da qualche anno a questa parte, negli ultimi forse mesi, ma negli ultimi anni, anche i programmi a sfondo immobiliare stanno prendendo veramente piede. Sono tantissimi i giovani, basta fare un giro proprio sul web, sulla formazione, su tutto quello che si trova, per capire che è un mondo veramente che sta emergendo. È partito, diciamo, dalle grandi città, dai grandi centri, da Milano, da Firenze, da Bologna, ma anche a Livorno ora, e il libro me ne ha dato una prova che nemmeno immaginavo, perché dopo averlo scritto ho ricevuto veramente centinaia di mail, diciamo, e di contatti di persone che vogliono provare, diciamo, a fare un po' l'investitore immobiliare. Tu dici partendo da zero, quindi... Io mi immagino un giovane, un trentenne, che dice: beh, voglio imbarcamenarmi in questa avventura, parto da zero. Quali sono i margini? Bastano poche decine di migliaia di euro che a volte possono essere reperite, diciamo, all'interno di una famiglia. Prima magari la famiglia partecipava per comprare, non so, un'attività commerciale, quindi rischiare già molto di più, oppure attingere anche dove è possibile, se non ai soldi, diciamo, di famiglia, a investitori, diciamo. Nel libro, senza anticiparlo troppo, diciamo, spiego anche proprio, c'è proprio un capitolo che parla delle risorse economiche, quindi come attingere, come finanziarsi, come fare squadra, come mettersi insieme magari ad altri ed arrivare a creare, diciamo, la prima operazione immobiliare. Tutto questo è fattibile veramente mettendo insieme, diciamo, le competenze, perché, come dicevo, partendo da zero a volte uno si spaventa perché dice: ma non è che è il mio mestiere. Però mettendo insieme l'agente immobiliare, diciamo, il broker, la parte finanziaria, il tecnico, il geometra, si riesce a raccogliere, diciamo, in un'unica squadra le competenze necessarie per sviluppare appunto questa attività. È un'attività che sta crescendo molto anche nell'ambito femminile, per esempio, no? Si parla molto che le donne con questo lockdown, con questo, diciamo, Covid, hanno perso più degli uomini, diciamo, le opportunità di lavoro, sono state le prime a perdere il lavoro. Beh, questa è proprio un'ottima opportunità anche per rimettersi in pista, diciamo, a tutte le età, perché penso sia al giovane ventenne che ha finito la scuola o piuttosto che l'università, come anche magari al cinquantenne o al cinquantacinquenne, al sessantenne, che si ricicla perdendo magari un posto di lavoro che magari non tanti ti assumono. Questo è un lavoro improprio, un lavoro che comunque non ha grossissimi rischi se fatto nella maniera giusta, diciamo. E poi ci sono anche lavori, diciamo, integrati, diciamo. Ho parlato nel libro dell'home staging, la nuova frontiera di come si presentano gli immobili per essere venduti. Anche questa è un'occasione molto sfruttata dalle donne, ecco. Allora Davide, in estrema sintesi, quali sono i primissimi step da fare per chi vuol diventare investitore immobiliare? Beh, innanzitutto documentarsi e formarsi. La formazione, come in tutte le attività, è necessaria e importante. Ma il libro web, in questo senso, che aiuta? Il libro aiuta, sì. Quello sicuramente nel libro è spiegato molto bene, ma non voglio fare pubblicità solo al libro. Diciamo, sul web si trova veramente di tutto e la formazione, a prescindere, è importante come in tutte le attività. Dopo la formazione...
diciamo, il creare la squadra, quindi il contornarsi di persone, diciamo, competenti e che abbiano le competenze per svolgere un'attività che comunque non è un gioco, anche se è divertente, diciamo, comprare, rivalutare, ristrutturare e vendere un immobile. E lo possiamo fare, questo è bello, anche senza, diciamo, avere una società, nel senso, quindi una persona fisica, una persona fisica può, non, una persona, diciamo, non solo una persona giuridica. Lo può fare anche una persona fisica fino a un certo punto, è bene dire le cose come stanno, perché se poi diventa un'attività continuativa va strutturata a quel punto sotto una forma, diciamo, diversa, e nel libro parlo anche di quello. Però già una persona, nessuno vieta di comprare una casa per strutturarla e rivenderla, lo fanno in tutto il mondo, diciamo, se poi non ne fa 10 all'anno ovviamente non va bene. Vi interessa l'argomento? Noi ci vediamo la prossima settimana, Fabrizio, con la terza pillola. Mi raccomando, le nostre sono pillole molto intelligenti che fanno molto bene se volete vendere o comprare casa e anche diventare investitori immobiliari.